Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2, siamo su Inside. Metto un attimo pausa. Guardatevi il primo gameplay, non voglio farvi riassunti inutili. Guardatevi il primo gameplay. Questa è una parte che conosco soltanto questa parte qui e poi per me è tutto nuovo, quindi lo giocheremo insieme a tutti gli effetti. Sarà anche un po' più breve questo gameplay, l'altro era 20 minuti che ne sintetizzava praticamente tre reali tutti insieme avrebbero fatto un'ora forse. Questo invece sarà in tempo reale perché non so come risolvere gli enigmi, non so dove devo andare, quindi sarà molto più immersivo per voi, ma il primo l'ho voluto riregistrare in quel modo perché così avete idea di che cosa sto giocando e adesso andiamo avanti. Ci troviamo in questo posto in mezzo a un sacco di gente infetta da quello che sembra essere un parassita per il momento e dobbiamo mimetizzarci tra di loro. Io poi ho capito il punto qual è. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. Questo è il punto in cui parlerò meno. 1, 2, 3, perché devo contare. 6, 7, 8, stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. E quelli saltano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. Salto. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. Salto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. Perfetto, sono fuori. Oh. Penso che la luce non mi stia seguendo più, quindi forse sono libero di andare avanti. Però mi guardano ancora. Cazzo. Cazzo, qua non c'ero arrivato, ragazzi, non so cosa devo fare. Probabilmente non dovevo farmi ammazzare. Cazzo, ok. Via. Cane maledetto. Cane di merda! E adesso si gioca, signori. Adesso si gioca. Merda. Non avrei dovuto aspettare perché me l'hanno lanciato contro. Va bene. Il cane è molto agile, ma non credo che riesca ad arrampicarsi là sopra. E infatti, devo farlo avviare qui e poi io salgo. Così lui perde tempo, passa dall'altro lato e non mi raggiunge. Adesso controllo il tizio qua sopra. Io direi che quel cane me lo posso togliere dai maroni facilmente. Facendo questo. Ok. Beh, ragazzi, siamo in città adesso. Non siamo più in campagna. Abbiamo cambiato completamente zona. Grazie a Dio c'era quel tizio. Questa la possiamo spostare? Ah! Ok. Merda. Ok, ho capito. Ragazzi, io sono per certe cose sono veramente stupido, per altre un po' meno, eh? Giuro, per altre un po' meno.
Questo rimane qui perché così mi tiene aperto il portellozzo e poi faccio questa cosa. Ok, ci si arriva facilmente, non è così complicato, ma per il momento credo di essere quasi a metà gioco. In realtà è un gioco molto breve, come Limbo d'altra parte, però è molto intenso. Che cazzo di senso ha questa parte? Là sicuramente dovremo fare qualcosa. Ah, possiamo saltare. Sì. Cazzo. Oh, adesso l'ho visto. Cazzo. Ero convinto al 100%. Non potesse esserci un doppio controllo. E invece c'è. Porco Giuda, è un inception di controllo mentale sto gioco. Pazzesco, ragazzi. E questa è una meccanica che non mi aspettavo proprio di vedere. Meraviglia, meraviglia veramente. Immagino che qui noi dobbiamo semplicemente aprire qua. Ok, noi dobbiamo andare qui, perché sennò non ce la facciamo a buttarci giù. Sarà abbastanza difficile beccare il tempo. Wow! Però che figo, sono riusciti a unire un sacco di cose diverse, cioè c'è il platforming vero e proprio, cose sulle quali bisogna avere dei buoni riflessi, cose sulle quali bisogna ragionare. Sequenze subacquee che ovviamente devono stare in ogni buon gioco platform che si rispetti. Videocassette. Siamo negli anni 90. Qui che cosa abbiamo? Vediamo un po'. Abbiamo una cosa rossa che di sicuro dobbiamo tirare. Ah! Non so perché questa cosa mi ricorda molto The Last of Us. Che bello, ragazzi. Mi ricorda tanto The Last of Us questa cosa qui, in effetti. C'è un contagio, ci sono i bancali della frutta per spostare oggetti. È tutto molto bello. Naughty Dog sarebbe fiero dei Playdead, così come io sono fiero dei Playdead. Se avete 20 euro che vi escono così dalle orecchie, che non sapete cosa farci, prendetevi sto gioco, o prendetevi, non lo so, Unravel, o prendetevi Ori and the Blind Forest per PC. Insomma, ci sono veramente ottimi modi, se amate i platform, i puzzle, di spendere questi soldi, pochi soldi, per un gioco valido. Ok. Wow. Una zona di gioco tutta nuova e molto bella. Un interruttore? Devo dire la verità, mi mancavano queste cose. Mi mancavano tanto tanto. Non arriveremo mai a quella catena. Abbiamo bisogno di qualcosa su cui salire per raggiungerla. Probabilmente aprendo questo portellone siccome ci stavo sopra non potevo aprirlo. Ok, adesso si aprirà la porta e si annegherà tutto, credo.
Andiamo giù. Madonna ragazzi, la bellezza. Si vede una sega qua dentro, è buio da morire. Questo a cosa può servire? Calmi, ragioniamo. Sì. Sì, signori, sì. Ok, Rose e Jack non erano nessuno. Io sì che so come sfruttare un oggetto che galleggia. Yeppa. Siamo... Se prima eravamo in una cittadina, adesso sembra che siamo in una metropoli. Addirittura ci sono interi vagoni che trasportano il fottuto bastardo che non sei altro. Ci sono interi vagoni che trasportano il carico di infetti. Gli insetti di Jovanotti. Gli infetti. Vabbè, lasciamo perdere. Spostati, spostati. Perfetto. Ok. Oh, ok. L'ombra di questo robo mi darà protezione. Porca puttana, ci vuole una vita. Ecco, in limbo ce n'erano tantissime di cose così. Questa è invece la prima volta che la trovo, insomma. Ci può stare una parte di questo tipo in un gioco. Anche perché poi se io adesso dovessi morire... Da capo, vai! E questa è la cosa che ti dà maggior frustrazione in un gioco del genere. È quello che ti dà anche il senso di paura, per carità, perché... Perché tu non vuoi ripetere questa parte fino alla fine del mondo. Io direi che un altro paio di giretti e poi possiamo fare il nostro saltino della fede. Là! Ok. E questa parte l'abbiamo fa. Oh, cazzo, 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 cazzo. Cazzo, cazzo. Va bene, l'ombra del tubo sta più o meno qui, quindi mi dovrei salvare. Allora, al prossimo passaggio devo schizzare di là e devo aprire quel portello, assolutamente. Oh, cazzo. Merda ragazzi, merda. Ok. Qui che cosa c'è? Posso prendere lo scatolone? No, qui c'è una porta, ma non credo che possiamo aprirla. Non abbiamo elementi con cui interagire, quindi penso che dobbiamo andare avanti. Questa si spezza. Peggio, cadiamo e basta proprio. Ci caliamo giù. Wow. E giustamente, essendo in ambito metropolitano, una bella scena nella metro o nelle fogne ce la dovevamo aspettare. Qui non c'è niente. Guardate che figo che è l'ambiente, stupendo. Mi fa impazzire graficamente questo gioco. Fosse per me farei tutti i giochi così. Perché girerebbe su qualsiasi PC. E adesso ci sto giocando su Xbox One, ma c'è anche per PC. L'ho preso per Xbox perché questo è il tipo di gioco che mi piace da giocare sul mio divano. E soprattutto perché costa uguale sia per PC che per Xbox. Quindi, dovendo scegliere, avrei potuto prenderlo per la Steam Machine. Se fosse costato 2 euro in meno, l'avrei preso per la Steam Machine. Ma essendo il prezzo identico, quel cane? Quel cane è scappato da qualcosa.
Onestamente ho un po' paura di scoprire da cosa scappasse quel cane. Ok, per il momento noi scappiamo da lui. Ah! Va bene, signori. Direi di chiuderlo qua, il nostro gameplay. Lo chiudiamo qui e ci vediamo al prossimo.